Come ti chiami? Cosa fai nella vita? Mi chiamo Daniele Della Mattia, faccio il comunicatore, mi occupo di ufficio stampa e relazioni pubbliche per una grossa multinazionale del settore imaging. Come mai siamo qui a parlare di macro? Siamo qui a parlare di macro perché io fin da bambino ho avuto una grande passione per le farfalle. Nel momento in cui da Milano mi sono trasferito in campagna con la famiglia, per me si è aperto un mondo fatto di natura, di animali e mi sono concentrato particolarmente sulle farfalle. Quando poi è subentrata la passione per la fotografia, avevo all'incirca una ventina d'anni, allora ho pensato di unire le due cose, per cui passione per le farfalle, passione per la fotografia e quindi passione per la macro. Per cominciare a fotografare la macro si può usare una compatta oppure è difficile? Può iniziare anche con una compatta. Oggi le compatte hanno la funzione macro che consente di avvicinarsi al soggetto e di ricavare dei buoni ingrandimenti. Certo, se vuole avere una maggiore versatilità la scelta è migliore acquistare una reflex con un obiettivo macro. Obiettivo macro, anelli, aggiuntivi ottici, quali sono le differenze? Per iniziare si potrebbe utilizzare una lente addizionale da avvitare all'obiettivo standard. Questa consente di avvicinarsi di più al soggetto e di ottenere già delle buone fotografie, soprattutto non riduce la luminosità dell'obiettivo e quindi la luminosità dell'immagine che appare nel mirino. Il passo successivo potrebbe essere quello di utilizzare dei tubi di prolunga che consentono di allontanare l'obiettivo dall'apparecchio e quindi di aumentare il tiraggio, per cui è possibile avvicinarsi ancora di più al soggetto e ottenere dei forti ingrandimenti. Ma direi che la scelta ottimale dopo aver fatto queste esperienze è quella sicuramente di acquistare un obiettivo macro, perché è più versatile e poi perché è anche corretto proprio per le brevi distanze di ripresa. Fra gli obiettivi macro ce ne sono alcuni più indicati per fotografare determinati soggetti? Gli obiettivi macro ci sono un po' di tutte le focali, dal classico 50 mm che ha un angolo di visione molto simile a quello dell'occhio umano, via via si sale con la focale 100-105 mm per arrivare fino al 180 mm. Per i fiori possono andare bene tranquillamente sia il 50 che il 100 mm. Per insetti particolarmente timorosi come le farfalle suggerirei dal 100 mm in su, il 180 è l'ideale perché consente di stare a una distanza tale per cui gli insetti stanno tranquilli, non volano, non scappano. A che distanza fotografi una farfalla con un 180 mm? La farfalla la si fotografa con un 180 mm, la si fotografa a quasi un metro di distanza, che è una distanza di sicurezza sufficiente. Certo, poi c'è il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che il 180 mm ha un ingrandimento molto forte e tende a evidenziare il tremolio della mano, quindi è necessario per forza di cose avere un cavalletto o almeno un monopiede o altrimenti lavorare col flash o con sensibilità ISO molto alte proprio per evitare il rischio di mosso. Riprendi sempre farfalle vive? Assolutamente vive, guai a chi uccide la farfalla, la mette in posa e poi la fotografa. È una cosa aberrante sotto tutti i punti di vista. Spesso si consiglia di realizzare still life dei fiori aggiungendo delle goccioline. È anche una tua abitudine? Che cosa consigli? Beh, io preferisco fotografare sempre i miei soggetti così come li trovo in natura, senza nessun intervento proprio di alcun tipo, per cui esattamente così come li trovo li fotografo. Ecco, una cosa invece da considerare per abbellire la fotografia è studiare lo sfondo. Spesso non lo si fa, spesso ci si concentra sul soggetto e poi a foto avvenuta ci si rende conto che lo sfondo non va bene o perché il colore contrasta troppo con quello del soggetto, perché ci sono degli elementi di disturbo che alla fine rendono la foto meno interessante. Quale stagione consigli per fare fotografie macro? Per fotografare questi elementi naturali, secondo me, tutte le stagioni dell'anno vanno bene.
In primavera abbiamo i fiori, in estate abbiamo le farfalle, però in autunno abbiamo anche le foglie che arrossano e che ingialliscono, anche quelli sono degli ottimi soggetti. In inverno abbiamo la brina che ricopre le foglie, anche lì si possono ricavare delle ottime composizioni, un po' più grafiche, però ugualmente avvincenti. Nel passaggio da pellicola a digitale, che differenze hai notato? Beh, le differenze che ho notato sono state tutte in positivo. Innanzitutto il formato più piccolo del digitale consente di ottenere degli ingrandimenti superiori, perché poi la focale nominale viene moltiplicata per un certo fattore, quindi questo sicuramente per la macro è un vantaggio. Un altro vantaggio è quello di poter scattare centinaia di foto senza problemi di costi praticamente, cosa che con la pellicola non si poteva fare. Pensi che il digitale raggiunga un dettaglio sufficiente? È indicato per la macro? Il digitale ha una qualità sufficiente nella macro. Ho notato però una cosa, ho notato il fenomeno della diffrazione, che è quel calo di nitidezza che appare quando il diaframma è troppo chiuso, è molto chiuso. Ecco, secondo me il fenomeno della diffrazione è più evidente con il digitale rispetto alla pellicola, per cui il consiglio è non chiudete troppo il diaframma. Diciamo che il valore limite da non superare dovrebbe essere F16, F11, F16, non andrei oltre. Essendo vicini al soggetto, la messa a fuoco è molto complessa. Bisogna disinserire l'autofocus. Sicuramente l'autofocus nella macrofotografia è inutile. Nella macrofotografia si mette a fuoco l'obiettivo manualmente. In realtà non si mette a fuoco l'obiettivo, ma si stabilisce a priori il rapporto di riproduzione. Dopodiché la messa a fuoco la si fa avvicinandosi o allontanandosi al soggetto finché non lo si vede a fuoco. Naturalmente c'è un problema di profondità di campo. Il problema della profondità di campo è sempre stato il grosso problema della macro, perché all'aumentare dell'ingrandimento la profondità di campo si riduce moltissimo. Dato che non è possibile chiudere il diaframma oltre certi livelli, perché come abbiamo visto poi si innesca il fenomeno della diffrazione che comporta un calo della nitidezza, l'unica cosa da fare è cercare di disporre il soggetto, o meglio il fotografo, in maniera tale che i due piani siano paralleli. Mentre i basculaggi non si usano. Una volta sì, si utilizzavano dei soffietti che consentivano anche di basculare, questo consentiva di aumentare la profondità di campo. Però è anche vero che col soffietto si va forse più sulla microfotografia rispetto alla fotografia ravvicinata, per cui è già un ambito molto specialistico, secondo me poco adatto a chi inizia. Come si usano le luci in macrofotografia? Si usano così. Se tendiamo a chiudere moltissimo il diaframma, ovviamente di luce al sensore ne arriva poca. I tempi di scatto si allungano, il rischio di mosso è sempre dietro l'angolo, quindi utilizzare il flash risolve molti problemi. Naturalmente non un flash proprio diretto in fronte al soggetto, ma possibilmente angolato in modo da fornire una certa tridimensionalità. Il problema è che la luce del flash è molto innaturale, una fotografia di un fiore o di una farfalla scattata con il flash suona come qualcosa di falso, quindi il consiglio alla fine è quello di utilizzare il flash il meno possibile e tutto al più aumentare molto la sensibilità ISO, oggi che con le reflex digitali il rumore è sempre più basso, per cui non dà nessun fastidio. Quindi utilizzare soprattutto la luce naturale, che è la migliore. A volte si pensa che nella macro si debbano usare solo basse sensibilità. Tu sei contrario all'uso delle alte sensibilità? Una volta con la pellicola era assolutamente da evitare l'alta sensibilità. Mi ricordo che si scattava con un valore ISO 25-50 massimo. Oggi con le reflex più moderne si può impostare una sensibilità di 800-1600 ISO senza nessuna conseguenza sull'immagine, conseguenza negativa in più. Qual è l'ora migliore per fotografare? Sicuramente il mattino,
e il tramonto, ma più che altro perché il sole è angolato ed ha un effetto di tridimensionalità più interessante e poi consente anche di fare dei bei controluci. Ecco, io consiglierei vivamente di utilizzare il controluce. So che è una cosa, una tecnica un po' difficoltosa, però le moderne macchine con i sistemi di bracketing eccetera consentono di affrontarla senza paura di insuccessi. Il controluce è molto efficace nella fotografia macro. Questa farfalla, una Apatura ilia, era molto confidente, tanto che si è posata sul dorso della mia mano per suggere i residui salini della traspirazione, di cui evidentemente era ghiotta. Approfittando della collaborazione, l'ho fatta posare su una foglia e fotografata dal basso, mentre mi guardava in un'insolita inquadratura. Un classico della macrofotografia naturalistica, gli agronidi in accoppiamento. Queste delicate libellule si accoppiano formando un cuore, cercando poi riparo sulle foglie che circondano lo stagno. Questa foto è stata scattata con un obiettivo macro da 180 mm in modo da non spaventare gli insetti. Il tempo di posa di un 180esimo di secondo ha richiesto l'impiego di un monopiede e la quasi nulla profondità di campo dovuta al diaframma di F5 e 6 ha reso necessaria una messa a fuoco molto accurata e un corretto posizionamento per rendere paralleli il piano del sensore con quello verticale del soggetto. La Vanessa dell'Ortica è una delle farfalle più policrome che vivono in Italia. La nota caratteristica di questa foto sta proprio nel contrasto tra i colori delle ali e lo sfondo costituito da pietre grigie su cui la farfalla si era posata ad ali spiegate per raccogliere i deboli raggi di sole in una giornata fresca in montagna. Questa libellula, diafana alla forte luce del sole in controluce, appare in tutta la sua trasparenza delle ali, ma anche dell'addome. Le libellule in genere tornano spesso al loro posatoio, da cui attendono in agguato che una preda si avvicini. Quindi è abbastanza facile fotografarle, soprattutto se si può contare sulla discreta distanza consentita da un obiettivo da 180 mm. Può capitare che la farfalla decida di involarsi proprio mentre si sta premendo il pulsante di scatto. Il tempo di posa abbastanza rapido, un 500esimo di secondo, ha consentito di cogliere appena in tempo questa bella arginide che spicca il volo. Questa elegante cedronella stava suggendo il nettare mentre il sole di mezzogiorno faceva risaltare le venature e le squame che ne ricoprono le ali. Il problema consisteva nel fatto che i fiori di cui era golosa si trovavano a pochi centimetri da terra, per cui è stato necessario sdraiarsi ed alzarsi diverse volte affinché mi desse il tempo di scattare senza involarsi. Questa grande libellula Aesnide, catturata mentre stava perlustrando la superficie dello stagno in cerca di prede, è stata ripresa con un 300 mm, focale effettiva 480 mm su Canon EOS 20D, preimpostando la messa a fuoco su una distanza di circa 3-4 metri e inseguendo l'insetto con l'auspicio, alquanto esile, che entrasse nel campo visivo del mirino. Con la reflex digitale non è così difficile. Basta scattare a raffica e tra qualche decina di scatti qualcosa di buono si dovrebbe riuscire a trovare. Con la pellicola era un supplizio o uno sperpero, a seconda del portafoglio. Questa bella colia stava succhiando il nettare in una tranquilla mattina di settembre sul limitare di uno stagno. Per rendere bene la semitrasparenza delle ali arancione ho optato per un controluce, in modo da avere anche lo sfondo del prato ben luminoso e uniforme. Messa a fuoco rigorosamente sull'occhio e ali ben nitide, spostandosi lateralmente fino a trovare la posizione migliore. Non è stato facile perché le farfalle del genere colia sono le più frenetiche e si posano sui fiori soltanto per pochi secondi, però alla fine il risultato ha premiato gli sforzi. Questa piccola licenide stava cercando posto su un'infiorescenza in cui passare la notte, dato che ormai il sole era al tramonto. Approfittando della rossa luce radente, l'ho fotografata per mettere in risalto le lunule scarlatte che le adornano le ali. Le licenidi sono molto piccole, grandi quanto un'unghia di un pollice, però hanno ali con disegni e colori davvero straordinari. Le libellule sono insetti carnivori, sia da larve sia da adulti. In questa immagine un ortetrum sta divorando sul suo posatoio la preda appena catturata in volo. Oltre a ghermire e trattenere la preda appena catturata,
La serie di spine che le libellule hanno sulle zampe consentono loro di aggrapparsi saldamente al sostegno. Questa immagine è costata parecchie notti in bianco. Infatti, la farfalla, in questo caso una Vanessa del Cardo, non dà segnali quando sta per emergere dalla crisalide. Può farlo in qualunque momento. Quindi, la cosa migliore è predisporre tutta l'attrezzatura e attendere. Dato che di giorno sono in ufficio, ecco che l'unica possibilità è la notte. Credo sia nata intorno alle 3 del mattino. La faccenda dura pochi secondi. Non bisogna distrarsi un attimo, altrimenti si perde il momento cruciale. L'attimo fuggente, proprio il caso di dire. La luce era fornita da un flash anulare autocostruito e da un potente flash a torcia con fotocellula disposto in controluce in modo da far risaltare la trasparenza pergamenacea della crisalide ormai vuota. Nel giro di qualche minuto poi la farfalla stende le ali ed è pronta a volare.